Buongiorno, buona giornata e buona domenica, 14 febbraio 2021, quarto d'ora preciso alle 9 di questa domenica gelida, gelidissima qui a Trani, freddo in magna pompa, quindi insomma rimaniamo al calduccio che è meglio, va. Allora, altro video, nuovo video dedicato alla Coppa Italia di basket di Lega maschile. Allora, decretata la finale, ma prima di andare a svelare la finale andiamo un po' a fare il resoconto delle semifinali, dove ieri, come prima semifinale, si è giocato Olimpia Milano Venezia con vittoria abbastanza abbondante e ricca di Milano 96 a 65. Poi ha seguito l'altra semifinale, Brindisi Pesaro, che purtroppo a malincuore, essendo appunto io tranese e pugliese in primis, ha visto, devo dire, una Brindisi soprattutto nel primo tempo molto molto leggera e deconcentrata. Infatti Pesaro ne ha approfittato di tutto questo. Poi sì, c'è stato un rientro di Brindisi, anche se vabbè, io praticamente poi ho saltato il quarto periodo perché di sicuro mi sono addormentato. Però vedo qui, sì, vittoria di pochi punti, era alla meglio Pesaro per 74 a 69. Quindi per correttezza, siccome appunto la finale Olimpia Milano-Pesaro quest'oggi alle 18:15, ricordiamo in diretta in esclusiva sia su Rai Sport, canale 57 e 58 digitale terrestre, e sia su Eurosport 1 perché su Eurosport 2 ci sono le Australian Open. Quindi a questo punto andiamo a fare un resoconto del cammino di Pesaro e Milano, dove nei quarti Milano, ricordiamo, ha superato la Reggiana 80-52, Pesaro ha superato dopo un supplementare Sassari 115-110, e quindi anche questo, cari amici, mi fa un po' riflettere, come a dire che di sicuro Brindisi ieri, come ho detto già, ha sbagliato proprio l'approccio, perché una squadra che comunque ha giocato più minuti di partita di te, quindi magari può essere stanca, potreste avere dalla parte tua un vantaggio, se non grande, anche un piccolo vantaggio. Però comunque dai, insomma, ora a Brindisi rimane la Champions League, la Coppa Europea Champions League, che è con la seconda fase, che se non mi sbaglio, come dissero i commentatori su Rai Sport, inizierà i primi di marzo, e ovviamente il campionato a momenti vento dislessico, dove ovviamente dovrà cercare un buon piazzamento per i playoff. Quindi ribadiamo, Milano-Pesaro oggi alle 18:15 in diretta su Rai Sport più HD, canale 57, Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre, ed Eurosport 1, ovviamente sul player anche. Poi noi, per quanto riguarda i video su YouTube, ci vediamo tra qualche oretta per parlare dell'evento speciale di Impact Plus, di Impact Wrestling, No Surrender 2021, con i risultati, anche perché dovrei riuscire a guardare qualche cosina dell'evento. Poi ovviamente sapete, domani anche ci rivedremo per quanto riguarda NXT TakeOver Vengeance Day, dove se non avete ancora visto il video dedicato alla puntata pre-TakeOver, andatevelo a guardare. Quindi al vostro Nicola De Lucia, solo per il momento quest'oggi è tutto. Ribadisco, ci vediamo tra qualche oretta, poi sapete dove trovarmi.
Qui su YouTube con il canale Nicola De Lucia, su Facebook il profilo Nicola De Lucia, o anche sulla paginetta mia Facebook Deluxe Television. Oggi incrociamo le dita sperando che la giochino però la partita tra Adriatica Volley, Lavinia Group, Trani e Fidelis Torretta. E se ovviamente la giocano, tutto dipende se la squadra calabrese riuscirà ad arrivare qui a Trani, sperando che le nostre ragazze biancazzurre possano riuscire ad ottenere i primi 3 punti stagionali, magari con una bella vittoria 3-7-0 o al massimo 3-1. Bene, io vi saluto, noi ci vediamo appena possibile. Buon proseguimento di giornate di domenica. A tutti, alla prossima. Ciao!